Salve amici, la vita, questo palcoscenico. E siamo di nuovo negli studi di Per Sempre News. E questa volta abbiamo in collegamento mondiale, no, in collegamento, quello che sta qua dietro, il nostro carissimo Simone Alfano della Trafila, che ci arriva Buongiorno, buongiorno a trafelato tutti. verso l'incontro. Buongiorno, buongiorno a tutti, è sempre un piacere incontrarvi, anche se questa volta soltanto via web, ma prestissimo vengo con tutta la compagnia. Lo Dovete spero, sì. ingrandire lo studio di Per Sempre News. Allungheremo il tavolo delle interviste, ci contiamo, lo segniamo e poi non sia mai non succede, eh? Ti No, teniamo no, con grande puntato. piacere, con grande Quelli che hanno piacere. buca la volta scorsa. Con grande Vabbè. piacere, è sempre bello incontrarvi, è sempre bello soffermarci un attimo, riflettere e parlare di teatro. Bene, allora la prima cosa che ti chiedo, non ci vediamo da un po', è che cosa è successo in questo frattempo? Cosa Allora, avete... io come vi avevo anticipato, noi nell'intervista precedente stavamo preparando questo spettacolo che era I panni sporchi si lavano in famiglia. Diciamo che i panni sporchi si sono lavati al Super Cinema di Castellammare di Stabia con grande successo, perché abbiamo riscosso un bel sold out, un bel successo di pubblico. È uno spettacolo che è stato molto divertente, uno spettacolo che ha fatto ridere, ma fa anche molto riflettere. In molti ci hanno detto che hanno trovato anche qualche analogia con diciamo, l'idea un po' eduardiana, quelle dinamiche familiari, qualche riferimento, diciamo, anche se molto lontano, alle voci di dentro, dove Sì, nella scena vero. dove il fratello, insomma, cerca di vendersi poi le sedie quando sa che Alberto Saporito va in carcere. Da noi invece gira tutto intorno a questa coppia che va a vivere dal nonno, viene ospitata dal nonno, si scopre che poi questo nonno ha un'assicurazione sulla vita e se questo nonno muore loro poi diventano ricchi. Quindi che facciamo? Cioè, chi ucciderebbe un nonno per 5 milioni di euro? Punto Ci penso interrogativo. Non lo chiunque. so questo poi si È un testo scoprirà a che teatro. avete scritto, cioè di un autore No, contemporaneo il oppure... testo è un testo mio, che ho Ah. scritto io, e diciamo che è stato un parto un pochino lento, perché è una scrittura che è iniziata quasi un anno fa, e un testo di due atti, si sono aggiunti poi dei personaggi, man mano delle idee sono venute fuori. Diciamo che la mia tecnica è un po' quella di mettermi lì davanti diciamo, al computer, agli appunti, e iniziare a scrivere soltanto quando viene fuori veramente qualcosa. Diciamo che questa volta avevo la storia, ma era un po' più difficile articolarla con i personaggi, e diciamo che è Elaborarla. un testo molto molto moderno. I personaggi sono sette, quindi Sette fare personaggi, le... come mi intriga sta cosa? Io vado Sì, sempre alla ricerca di testi con pochi personaggi. con Massimo, pochi quando siamo personaggi. otto già siamo tanti. Sì, Porca diciamo che troia. avere pochi personaggi oggi aiuta, insomma, sia a provare meglio e nelle grandi compagnie, come a volte poi mi diceva qualche professionista, è diventata una vera e propria questione di costi, perché poi una cosa è spostarsi con cinque personaggi, una cosa, immaginiamo quei grandi testi dove c'erano 15 personaggi, spostare oggi una compagnia di 15 personaggi è un Eh po' sì. più difficile, un po' più costoso. E sono arrivato qui anche con un interrogativo che vorrei porre poi a tutti quelli che ci seguono. Ci sono tante compagnie Certo. che insomma, vengono intervistate, tante compagnie a confronto. Ultimamente noto che c'è un po' di comportamento ostile nei confronti delle compagnie amatoriali. Ma noi facciamo solo interviste alle compagnie amatoriali, non so Sì, se sì, sì, è sì, sì. chiaro. E questo dicevo, cioè tutte le compagnie amatoriali dobbiamo interrogarci su questo, perché sembra che un po' dei professionisti, un po' veniamo visti come quelli che fanno qualcosa che quasi non ci tocca, non ci compete, come se il teatro fosse soltanto una cosa per pochi.
A volte pure qualche professionista ha espresso questa cosa con mio grande rammarico, perché insomma è brutto poi sentirsi dire. Infatti volevo aprire poi questo discorso anche ad altre compagnie, se anche altre compagnie accusano un po' questa cosa, cioè, ah, che se voglio sono amatoriali, ma che vogliono fare teatro, ma il teatro tolgono tempo poi alle compagnie grandi, tolgono tempo a noi, il teatro è già in crisi, a No, volte. perché penso, no, non credo che chi segue dei gruppi oppure amici che adorano il teatro, amano stare insieme e quindi hanno questa platea di conoscenti, di amici che adorano, a cui fa Venire, piacere sì. seguirli, non togliamo niente a nessuno, perché Non magari togliamo niente a nessuno, se devo sono andare a pienamente d'accordo. spendere, anche permettimi, purtroppo. Il teatro, vedi, è diventato pure costoso. Allora una famiglia che dice biglietto 25-30 Questo è il discorso proprio che siamo in facciamo noi, ed è quattro, con l'idea di 100 come. euro io mi faccio 4 volte la pizza, Sì, dice risolvo un'altra la cosa, sicuramente. famigliola, Questa è un po' diciamo. la nostra idea. La nostra idea è l'idea di teatro per tutti, cioè cercare appunto di Esatto, portare a poi teatro anche chi non può permetterselo, può essere anche di una chi. qualità migliore, inferiore. L'importante è anche un testo, ecco, fare i testi classici e si porta in giro la nostra cultura napoletana, fare anche testi in italiano e si porta in giro qualcosa che tu non sapevi, magari non ti metti a leggere un copione, te li leggi un libro, ma un copione è difficile. È difficile, Oppure certo. aspettare che la televisione, in TV diano poi come facevano una volta e veramente hanno io. Così nasco, diciamo, il mio desiderio di recitare, poi l'ho potuto sviluppare tardissimo dopo essermi sposata e con 3 figli sono entrata nel mondo del teatro. Ma io guardavo questi sceneggiati o queste commedie che il venerdì sera, tutti i venerdì sera alle 9, quindi non si aspettava neanche 10 come mo, potevo avere un affare cinese qua e stare un sacco di tempo. Quindi io nasco con la voglia del teatro che purtroppo non mi potevo permettere andare, io che venivo dalla periferia, andare fino a Napoli o dire a mia madre accompagnami in teatro. Ma, quindi per me la televisione è stata la prima, cioè la Sì, mia sì, sì. madrina, quella che mi ha. Da una storia molto simile, perché anche la mia passione nasce con una VHS regalata da mio zio, che era Natale in casa Cupillo. Fino a quel momento mi Cominciamo erano tutti state così, con regalate, Edoardo, non ci sì, con sai come Edoardo, fa. sì, mi erano state regalate, insomma, videocassette, Stanley Olio, Bud Spencer, mi ha detto Natale in casa Cupillo, ma chi è sto signore anziano, cosa avrà da dire? E lì poi sono rimasto ipnotizzato. Da allora l'ho vista non so quante centinaia di volte, e poi man mano mi Io sono una innamorato volta con quel testo del teatro. lanciai una, cioè, una cosa utopistica assai, perché l'attore che poi è diventato famoso, che magari fa televisione, o poi dalla televisione passa al teatro, così raccoglie più, no? Sì, consensi, Più sì. consensi, raccoglie più spettatori. Mi dicevo, lo Stato potrebbe essere fautore, lo Stato potrebbe sovvenzionare, ecco come ci sta il medico, io posso in ospedale, ci dovrebbero essere dei teatri stabili dove tu attore pigli il tuo stipendio, magari fai la parte più importante e metti più tempo e ti pigli una cosa, però è utopistico perché esiste solo nei paesi dell'est sta Sì, cosa questo di tipo di punire gli approccio, sì. artisti a prezzo fisso, diciamo, tenere gli artisti a mensile. La Romania, per esempio, non so adesso la Russia, ma in Romania mi ricordo di esserci stata e questi artisti facevano, questi ballerini che andavano in giro a fare folklore, erano tenuti dallo Stato. Quindi, ma penso che No, non può qui sarà funzionare, non difficile, può ma funzionare. almeno.
almeno ecco, crederci, sovvenzionare, aiutare, in qualche modo state vicino. Diciamo che anche per una compagnia, per le Amatoriale, compagnie sono piccole, per le d'accordo. compagnie amatoriali, quando poi non c'è un aiuto diventa difficile. Un po' perché Sì. ecco, se l'attore non è conosciuto, cioè un nome sconosciuto, ce ne sono alcuni bravissimi. Io ho avuto bellissime sorprese andando a teatro, magari non conoscevo i nomi di chi era in locandina, ma quando sono andato lì c'era una bravura enorme. E un'altra cosa che mi fa piacere farvi sapere che molti attori, a proposito di talenti non scoperti, molti attori della nostra compagnia stanno facendo l'esperienza di Videobox, che è questa Ah sì, trasmissione, c'è una mattina lo su Rai possiamo 2. dire, no? Per Sempre News, è una televisione democratica, insomma, su Rai 2, Sì. dove c'è appunto questo, cioè ognuno va a proporre questo talento e quindi alcuni nostri attori hanno portato dei pezzi inediti e insomma ben Ho vengano secondo me ritrovato un queste po' di trasmissioni. amici, non solo te, ho ritrovato un po' di amici. Un po' di sì, ben vengano queste trasmissioni che Gentile, danno la la scalella possibilità col di marito esprimersi. Leonardi, sì. Sì, Per ho visto forza, pure, ho sì. avuto modo pure io sì, di vedere l'esibizione. Va bene, allora aspetto Sì, queste questo, ti novità, manderò la questi mia grandi sforzi. email, aspetto questo copione. Va benissimo, con Penso che grande interessantissima, piacere. deve essere una cosa Questi. interessantissima. Sì. E parlaci brevemente dei tuoi progetti futuri. Allora, i progetti saranno sicuramente la replica, o le varie repliche, stiamo valutando perché c'è stata Sì. tanta richiesta, per questo spettacolo, quindi di continuare, di eventualmente girare anche un pochino con questo testo. E poi noi abbiamo, io ve ne ho già parlato in precedenza, questo spettacolo che è Maccaronati, che è uno Ah, spettacolo sempre inedito, sì. questa storia di Rosella e Vincenzo, che sono due pastai, è una storia d'amore, è una storia di passione, è una storia di pasta di Gragnano. E sarebbe bello, insomma, questo è quello che sto sognando da un po', magari insomma, realizzarla nel centro storico di Napoli, vista anche la storia della pasta e il collegamento che c'era tra Gragnano e Napoli, con E devi l'industria informarti, per appunto esempio, pastaia. adesso c'è il Maggio dei Monumenti, magari se riesci ad entrare nelle grazie Sì. Speriamo, di qualche insomma, ci organizzatore. lavoriamo. Va bene, ti ringrazio Va bene. tanto per questa bella intervista. Aspetto Grazie, sempre il grazie copione, sempre a poi ti voi. mando la È mia sempre email. per sempre news, la vita, questo La palcoscenico. vita, questo palcoscenico. Ok. Ci siamo. Un Un bacione, abbraccio a grazie tutti, buona ancora. giornata.